Usando le informazioni ottenute dalla missione Swarm promossa dall'ESA, gli scienziati hanno osservato come l'energia presente nel vento solare fluisca nell'atmosfera terrestre per dirigersi verso il polo nord rispetto al polo sud. La superficie del Sole è estremamente attiva, c'è un costante flusso di particelle che viene prodotto durante le eruzioni di filamenti e brillamenti solari o durante l'espulsione di massa coronale. Questo flusso di particelle attraverso il vento solare raggiunge la Terra e altri corpi celesti. Il campo magnetico della Terra fa da scudo alle particelle, che tuttavia riescono a viaggiare lungo le linee del campo magnetico fino ai suoi poli e a interagire con l'atmosfera terrestre, regalandoci la spettacolare danza dell'aurora. Questi fenomeni, se eccessivamente carichi di energia elettrica, possono creare delle tempeste geomagnetiche e influire negativamente sulle comunicazioni satellitari e le reti elettriche del nostro pianeta. La missione Swarm per lo studio del campo magnetico terrestre utilizza 3 satelliti artificiali per osservare la distribuzione simmetrica dell'energia tra l'emisfero settentrionale e quello meridionale durante l'anno. Lo studio ha così rilevato come l'energia elettromagnetica fluisca maggiormente verso il polo nord rispetto al polo sud, e questo implica che l'emisfero settentrionale potrebbe essere soggetto a tempeste solari più estreme. La configurazione del campo magnetico terrestre è inclinato di circa 11 gradi rispetto al suo asse di rotazione. In questo modo il polo sud risulta più lontano dall'asse di rotazione rispetto al polo nord. Secondo i ricercatori, questa asimmetria nel campo magnetico potrebbe spiegare la differenza di energia osservata nei due poli. I satelliti della missione Swarm forniscono informazioni chiave molto utili per la ricerca scientifica. Studiare la fisica alla base della meteorologia spaziale e la complessità del nostro campo magnetico potrebbe aiutarci a comprendere e prevenire i danni causati dalle tempeste solari.